Ben ritrovati telespettatori di Diffusion, vi aspettavo perché è giovedì e allora andiamo avanti nel nostro percorso che abbiamo iniziato qualche settimana fa alla scoperta del modo migliore per convivere quando in casa arriva un cucciolo. Oggi andiamo proprio a parlare di interazione tra cani. Buongiorno a tutti e ben ritrovati, sono Giulia e Pistacchio e oggi proseguiamo la nostra chiacchierata sulla comunicazione. Questa volta però parleremo di comunicazione tra cani, cioè la comunicazione intraspecifica, come comunicano i cani tra di loro, i segnali che si mandano attraverso le espressioni facciali, attraverso le posture del corpo. Ho organizzato un incontro di socializzazione e comunicazione tra cani, quindi vedremo, li libereremo in quest'area verde e vedremo quello che hanno da dirsi, quindi come comunicano e quello cercheremo di osservare insieme e commentare insieme quello che i cani avranno da dirsi. Cominciamo adesso con Pistacchio, che è un Golden Retriever di 3 anni, e Leo, che è un Labrador di 8 mesi. 8 mesi. Vai, vieni e lo liberiamo. Sì, poi vieni un po' più qua, così gioca con Pisti, eccoli. Sono 2 maschi, osservate bene, ecco, già adesso si sono avvicinati frontalmente, si annusano. Pistacchio ha una postura abbastanza da cane dominante, orecchie alte, coda alta, e cominciano a marcare. Tipico atteggiamento di cani territoriali che appunto marcano per marcare il territorio, fanno pipì per marcare il territorio. Leo è un cucciolone, perché un Labrador di 8 mesi è ancora da considerare cucciolone, e adesso si scatenano in una corsa. Fatta di scatti, inseguimenti, un gioco fatto bene dovrebbe essere l'inseguitore dopo un po' diventa, si invertono i ruoli e quindi colui che insegue poi sarà l'inseguito. Come avete visto, appunto, le modalità di gioco, oltre all'inseguimento, hanno anche avuto dei contatti frontali su 2 zampe. Ovviamente si devono conoscere, quindi si annusano l'area genitale. Pistacchio continua a cercare posti dove far pipì. Ecco, questo atteggiamento di Pistacchio del Golden Retriever è tipicamente da maschio appunto dominante, perché oltre a far pipì raspa il terreno, perché adesso ha rimarcato sulla pipì di Leo, quindi sono proprio atteggiamenti in cui Pistacchio sta dicendo: io sono il leader, sta affermando la sua superiorità gerarchica. È un territorio che non conosce, quindi ogni albero, ogni siepe, ogni posto è buono per marcare. Questo è un altro atteggiamento tipico, che è un invito al gioco, in cui il cane si abbassa con le zampe anteriori, mentre col posteriore, ecco così, rimane all'insù. È un invito al gioco, sta dicendo, lo sta invitando, sta dicendo: dai, giochiamo insieme. I segnali che verranno dopo sono finalizzati al gioco. Si saltano addosso sulle zampe anteriori, si rotolano, e questo è un momento ok, qua il gioco non c'è più, stanno un attimo stabilendo i ruoli. Pistacchio è stato atterrato, Leo gli stava sopra, però come vedete non è successo niente, hanno comunicato perfettamente. Pistacchio si è immobilizzato, il che vuol dire: ok, io no, non cerco
assolutamente la rissa, non sono belligerante, anzi cerco la mia immobilità, vuol dire che ti sto dando segnali di pacificazione. Leo li ha raccolti e quindi si è un attimo ritirato. Adesso continuano a marcare uno sopra l'altro. È finita la fase di eccitazione. Leo lascia stare la telecamera. Pisti! Ciao! Vediamo se hanno qualcos'altro da dirci, se no introduciamo un nuovo cane. Adesso si osservano muso contro muso. Sono comunque abbastanza amichevoli perché le code sono sempre abbastanza portate in maniera scodinzolante, quindi sono segnali di amicizia, però come avete visto prima, insieme al gioco c'è anche uno stabilire i livelli di forza, cioè chi è più forte, chi è gerarchicamente superiore. In questo momento Leo è cucciolo e quindi ancora non ha un suo ruolo, però ha fatto vedere di avere carattere. Adesso siamo con due cuccioli, un Labrador di 3 mesi, Zoe, e un Bracco ungherese, anche lei di 3 mesi, Amélie. 3 mesi quindi sono proprio cucciolotti cucciolotti, alle loro prime esperienze. Vediamo che cosa succede. Ovviamente hanno socializza con la telecamera. Avranno sono cuccioli, quindi saranno molto insicuri e probabilmente cercheranno il proprietario. Quindi è molto probabile che andranno di là. Adesso il Bracco la sta invitando al gioco e Zoe ha raccolto subito. Ecco, i cuccioli giocano molto fisicamente. Anche loro molto goffi nei movimenti. Amélie è scatenatissima, il Bracco. Zoe ancora non ha capito, la coda è bassa, un po' tra le gambe, un po' perplessa, non ha ancora capito tutta questa entusiasmo e foga. Lo sparo, per fortuna sono entrambi indifferenti. Ecco, si sta sciogliendo un pochino, forse la Labrador. La capottata. Ecco che sta cominciando a sciogliersi. Sembrava la più timida, Amélie invece in realtà si è sciolta completamente. Abbiamo ecco un guaito, che non vuol dire che il cane si sia fatto male o che i cuccioli spesso quando si spaventano guaiscono, il che non vuol dire che hanno avuto dolore, semplicemente è per paura. Anche Zoe adesso si è scatenata un pochino, comincia a correre, a inseguire. Vedete come gira su se stessa Zoe? È un modo di gioco. L'inseguirsi, il saltare su due zampe, il ruotare su se stessa. Ha il pelo un po' dritto, quindi però la cerca.
introduciamo un terzo elemento che è Biagio, un Jack Russell di 8 mesi. Adesso arriverà, eccolo. Maschio, dal nome si capisce. Vanno, lo annusano, non lo conoscono, non l'hanno mai visto. Guardate Zoe come lo annusa, e annusa il muso, lo ha leccato. È tipico dei cuccioli leccare il muso degli adulti, anche se appunto un Jack Russell di 8 mesi, però 8 mesi per un Jack è abbastanza, comincia già a diventare, a essere adulto, considerato adulto. L'irruenza dei cuccioli lascia sempre gli adulti un po' perplessi, un po' infastiditi. Guardate il bracco che sta lì in posizione di attesa, pronto a scattare e attendere l'agguato. Loro sono intenti a marcare, odorare. Eccola, è partita. Niente, ha trovato la sua compagna di gioco in Zoe. Ecco, Biagio prova a montare. A 8 mesi forse sta iniziando a maturare sessualmente, quindi comincia ad avere i primi istinti. Io adesso prenderei Pistacchio per vedere come un adulto si relaziona a un cucciolo e viceversa. Allora, libero pisti, vediamo i due cuccioli e l'adulto come reagiscono, l'adulto e il Jack. Eccolo, i cuccioli subito arrivano al muso, gli saltano addosso, gli leccano il muso, è tipico atteggiamento del cucciolo rispetto all'adulto. E Pistacchio deve annusare tutti perché deve conoscere, sono tutti nuovi amici che non conosce, quindi deve individuarli dall'odore, identificarli. Venite qua! Ecco il cucciolo che, come vi dicevo, va al muso dell'adulto, lo lecca. I cuccioli rispetto agli adulti hanno sempre hanno atteggiamenti abbastanza sottomessi, remissivi, riconoscono la loro superiorità. Un altro segno tipico di pacificazione che spesso i cuccioli adottano è alzare la zampa. Rispetto, quando alzano la zampa, è un segno di amicizia, di pace, un segnale di calma in cui il cane dice: ti sono amico, non cerco di mettere a rischio la tua leadership. Allora, abbiamo introdotto a questo gruppo un nuovo componente che è Pandora, una coton de Tuloir di un anno e due mesi circa, una femmina. Vediamo, cerca compagnia umana, molto socievole con le persone, vediamo che atteggiamento ha con i suoi simili. Non sembra interessata affatto alla presenza degli altri cani, ricerca le persone. Pandora! Chiamala Elena, vieni qua, chiamala.
Eccola, vediamo. Niente. Gli ha fatto capire molto bene che non ha voglia di interagire. Non è a suo agio con gli altri cani, vedete, ha una zampa alzata come segno di pacificazione, come vi dicevo prima. Guarda sempre la proprietaria, va da lei, cerca sicurezza in lei. Niente, ringhia, si rigira, ringhia, non vuole essere annusata, non vuole essere avvicinata. Sicuramente per paura. Vicino alla proprietaria si sente sicura, mentre con gli altri cani non ha la minima intenzione di socializzare, di giocare. In questi casi è giusto rispettare la natura del cane, nel senso non tutti i cani hanno lo stesso carattere, quindi non tutti i cani hanno voglia di comunicare e socializzare con gli altri cani. Non bisogna mai imporre al cane di giocare, di socializzare, deve essere una scelta libera, per cui se lei ha voglia di star là in disparte e non partecipare al gioco è giusto rispettarla. Sarà lei, se e quando lo ritiene, di aggregarsi al gruppo, raccogliere gli inviti al gioco eventualmente. Adesso è solo un po' spaesata con tutte queste schegge che gli corrono accanto. Intanto i cuccioli continuano a scatenarsi come matti, sono scomparsi dalla vista. Pistacchio, andiamo da Pandora. Pandora! Ciao! Niente, cerca le persone, cerca sicurezza dalle persone, conferma nelle persone, ma non è assolutamente interessata, o forse non è abituata a interagire e a giocare con gli altri cani. Forse la seconda. Sono tutti incuriositi da questa cagnolina strana che non ha intenzione di giocare. Vedete, Labrador ha rispettato, la guardava, ha capito che lei non aveva la minima intenzione, le ha mandato dei segnali di pacificazione perché si leccava il naso, è un altro segno per dire vengo in pace. Ecco che continuano i cuccioli, sono instancabili, per cui potremmo star qua delle ore e loro non si fermerebbero mai di giocare. Per concludere vi appunto consiglio caldamente, sin dalla appena potete, appena presi il cucciolo, portarlo a socializzare il più possibile, perché come vedete ci sono molti spunti per loro per imparare i vari modi di comunicare, i segnali, e quindi è una scuola di vita molto utile perché poi da adulti non abbiano alcun tipo di problemi né di relazioni sociali con gli altri cani. Ciao e alla prossima! E allora, avete visto qual è il modo esatto, cosa si deve fare quando arriva un altro animale in casa, qual è il modo migliore per fare interagire due animali. Bene, questa puntata di Diffusion si chiude qui. Io vi ricordo che se avete delle domande da fare ai nostri esperti in educazione animale potete mandare un'email a programmi@di-alto-tv.net. Io vi do appuntamento a domani è venerdì, andiamo come sempre a ballare.